In Busa, vedere all'opera una trebbiatrice è un evento che ha quasi dell'eccezionale. È successo nei giorni scorsi ad Arco, in via Sant'Andrea, nei pressi della rotatoria di via Santa Caterina. La campagna in questione è quella coltivata dalla famiglia Pederzolli, che conduce un agriturismo nelle Giudicarie con tanto di mulino per la produzione della farina, che viene utilizzata per produrre pane ed altri alimenti. Sul terreno arcense sono cresciute spighe di orzo, frumento, segale, non solo sul campo di via Sant'Andrea, ma anche in altri loro appezzamenti a Dro e a Varone. L'utilizzo del grano è per una produzione in proprio di birra, pane e la pizza che mettono sulle tavole del loro agriturismo, mentre la produzione di via Sant'Andrea viene destinata all'alimentazione degli animali, andando così a completare un ciclo che vuole essere il più possibile autosufficiente. Per la trebbiatura del campo, Pederzolli si è affidato ad un collega, agricoltore di Cavedine Elia Chistè, e soprattutto al suo potente macchinario che è un pezzo di storia contadina, una trebbiatrice tedesca Class con oltre 60 anni di onorato servizio alle spalle e che ancora funziona perfettamente. L'operazione si è svolta sotto lo sguardo incuriosito di molti passanti su quella che è una delle principali strade della Busa. In diversi si sono fermati ad osservare una scena che ad Arco e nell'Alto Garda è tutt'altro che frequente. Il mezzo tedesco ha impiegato qualche ora a falciare e separare i chicchi di grano. Arco, Varone e Dro sono diventati così una sorta di enclave della pianura padana posta in mezzo alla piana dell'Alto Garda.